un asinello con il suo villano, simbolo della ruralità antica, un borgo arroccato nel tufo e un'agricoltura moderna e biodinamica. Tra poco a Terre d'Olio. Il mio viaggio comincia da qui. Sono a Montemerano, nel comune di Manciano, uno dei borghi più belli d'Italia. Io vado avanti alla ricerca dell'olio extravergine di estrema qualità, ma non potevo non farvi vedere le meraviglie che sono qui dentro. Seguitemi. Ogni angolo di questo borgo ha una storia da raccontare, ma c'è un altro motivo per cui vi ho portato qua. As you made your escape, it all seemed too late. I descended the stairs to die. Vi ho portato qua non perché questo è il paese dei gatti, ma perché la forma di questo borgo rappresenta il mio amore per l'olio extravergine di oliva. Montemerano non è famosa e bella solo per la sua forma di cuore. Tutto il territorio è davvero unico per l'enogastronomia, ma qui a pochi chilometri si possono trovare le Terme di Saturnia. E andando un pochino più avanti, un borgo bellissimo pitigliano famosa che ti dà un impatto incredibile per le sue mura etrusche. Qui mi aspetta Fabio. Questa è una terra molto ricca di un prodotto fondamentale per l'agricoltura. Forse lei non lo sa, io sono qui soprattutto alla ricerca di un prodotto eccellente come l'olio extravergine. Cosa c'è? Cos'è ricca questa vallata, queste pianure, questa terra? Questa terra per l'olio è effettivamente è una delle più dotate, diciamo, della Toscana, della Bassa Maremma e dell'Alta Maremma. È una delle più veramente delle più rinomate. Qui forse gli Etruschi cercavano anche l'acqua. E di acqua ne hanno trovata quanta ne hanno voluto, come hanno anche trovato dei minerali particolarmente interessanti. E qui anche si è sviluppata l'età del ferro, per cui l'età del bronzo. Sapevano maneggiarli con particolare dovizia e saperci fare un po' di tutto, da armi potenti con le quali si sono difesi in maniera egregia da un sacco di assalti, certo, per poi sottostare ai romani. Vedevamo il Duomo. Il Duomo è praticamente una struttura antica, una struttura medievale, molto, molto interessante. E conservata ottimamente, perché si sono praticamente succeduti diversi e importanti, diciamo, rimaneggiamenti su questa chiesa,
che contiene anche delle pitture di particolare pregio. Il Duomo sta nel cuore di Pitigliano, continuando lì si entrano proprio nei meandri di questi vicoli stupendi di Pitigliano, veramente una grazia meravigliosa da vedere, da osservare, e si arriva nel cuore del paese, girando intorno si potrebbe anche arrivare alle vecchie cantine. Senta, ma sbaglio? La piccola Gerusalemme è lì dentro? E poi da lì si arriva praticamente alla piccola Gerusalemme, o il ghetto praticamente, chiamano il ghetto degli ebrei, che appunto arrivarono qui in massa in epoca molto remota, intorno al 1400, proprio per fuggire, per sentirsi più liberi, diciamo, da certi magari restringimenti che romani potevano avere in Roma. Sono venuti qui, in questa terra di Toscana che è sempre stata, diciamo, un po' aperta, oggi diremmo, anzi per usare un termine abusato, diremmo progressista. Entrando dal paese ho visto delle arcate molto belle, no? si vedono molto bene anche dall'alto, certo. sono gli acquedotti. L'acquedotto Mediceo, praticamente è un acquedotto. Un acquedotto che immagino magari anche voluto e ricercato dagli Etruschi, perfezionato con la famiglia dei Medici, ma insomma è la vita, no? L'acqua la di cui vita, in qualche vita, maniera doveva arrivare. Perché è una zona, ripeto, ricchissima di acqua. Grazie Fabio. È stato un piacere, ciao molto Fausto. Interessante. Alla prossima. Io continuo il mio viaggio. A proposito, quello che ha detto Fabio è stato piuttosto interessante. Abbiamo parlato delle acque che sono fondamentali per l'agricoltura e per avere un olio extravergine di qualità, ma chissà che anche la notte, le fasi lunari possano incidere nell'agricoltura di un olio di qualità che vado a scoprire. E da Pitigliano a Montecavallo. Sono in compagnia di Antonella Manuli, una eroica proprietaria metropolitana, come mi piace raccontarla, che è venuta a vivere la campagna, l'azienda La Maliosa. Raccontami perché da Milano a scegliere la natura così penetrante, così forte. Ma perché io ho lavorato qui tanti anni, proprio in questa zona, e mentre lavoravo qua facendo su e giù da Milano, l'ho conosciuta e mi ha colpito molto la particolarità di questa natura, di questa zona della Toscana, che secondo me aveva molte potenzialità proprio nell'ambito del sostenibile. E oltretutto questa natura che sei venuta a ricercare è una natura particolare, perché è, a parte il miele buonissimo che ho assaggiato, per cui la cura delle api, vino e ovviamente un olio, ma non è un olio naturale, un olio biologico, hai scelto proprio la biodinamica. Beh, è la scelta di rispettare al massimo proprio quella che è la caratteristica di questa zona, no? La natura tra virgolette selvaggia. E poi senti che vento, ma poi questa quercia che ci ospita che ha centinaia di metri, quando uno dice la spontaneità, la naturalezza, eccola qui, la natura e la naturalezza di una chiacchierata. Gli olivi, sì. Parliamo ovviamente, allora. Qui si sono intersecate alberi centenari e nuovi allevamenti. Perché quando ho voluto fare questa iniziativa la ricerca è stata di trovare dei terreni su cui insistessero già delle coltivazioni antiche. Okay. Questo sia per gli olivi che per la vigna, e ho trovato qua al Montecavallo una vigna vecchia che ormai ha 50 anni e degli olivi che ormai hanno circa 80 anni, e questo perché noi vogliamo perpetuare quelle che sono le varietà storiche della zona. Quindi è una coltivazione sostenibile con le varietà storiche. Senti, so che ovviamente a tenere in tutto questo campo, tutto questo, sia l'olivetta sia il vigneto, non è semplice, no? Hai un agronomo. Ho un agronomo che è Lorenzo Corino, che è un ricercatore per decenni
nel campo della viticoltura e che si occupa anche della biodinamica su tutta l'azienda, che è un'azienda grande di 160 ettari in cui oltre vigneti e oliveti ci sono anche diversi terreni seminativi. Lo trovo in questi 160 ettari, è qui da qualche parte? È là dietro di noi. Vado, allora. Love of mine, is this your design? Can we not just take our time? Turn the lights on, but leave the lights low. A second chance to take it slow. Oh, either way I want to go. Either way I want to go. Oh, either way I want to go. Either way I want to go. Oh, either way I want to go. Lorenzo! Eccomi! Come stai? Sto bene, come sono contento di vedere. Ma poi in questo viale di oliveti ritrovarti qui nella tua condizione naturale. Cosa aveva fatto questo olivo di male? Non andava bene, si era seccato. No, non siamo noi che l'abbiamo... È la natura, No, perché vorremmo potarli un pochino. Ma va fatto anche perché... Assolutamente, però non adesso. Adesso va fatto quando è finito l'inverno. Senti, tutti questi olivi che vediamo, qui c'è un'agricoltura biodinamica. Dobbiamo spiegarle esattamente che cos'è, perché sembri quasi un visionario, sei uno dei più importanti uomini che fa scoprire la biodinamica in Italia. Che cos'è? Perché la utilizzate e perché funziona? Perché l'olio, io negli anni scorsi lo assaggiavo, era veramente buono. Che cos'è? Sì, la biodinamica è una complessità grande ed è soprattutto una necessità economica. Noi facciamo qui alla Magliosa, facciamo una biodinamica completamente vegetale. Se credi poi ti spiego il segreto. Sì. Vuol dire che noi non introduciamo nessun prodotto che ha un'origine da allevamenti animali, compreso il letame, per esempio. Noi siamo sicuri, ma non per cognizione, diciamo così, di carattere, di pensiero, ma di certezza scientifica, che la più grande terra è nel sottobosco. E noi nel fare agricoltura vorremmo riprodurre un pochino quello che è l'ambiente del sottobosco. Ti voglio fare una sorta di provocazione, ma so che sei un maestro. E quando non piove? Quando non piove, il pacciame vegetale difende la terra dal sole, che è quello che ovviamente aumenta l'evaporazione, e contemporaneamente, se per caso anche una rugiata, viene catturata tutta e non si perde nulla di umidità. Quindi con un po' di acqua riesce ad assorbire il pacciame, quello che raccontavi. Esatto. Ce l'hai da farmelo vedere? Si può trovare in questi olivi, nelle tue viti? Perché tu nelle vigne sì, è ce pieno. Posso vederlo? Altro che. Negli olivi invece? Negli olivi non ce l'abbiamo ancora, prima di tutto perché l'olio è una pianta molto più tenace. Quindi... Cosa ha bisogno? Ha bisogno non dell'aratro, mai col versoio, ha bisogno di copertura vegetale, che noi lo chiamiamo il nostro pannello solare vegetale. Ok, perché la luce assorbe tutto quello che metti intorno e quindi dà e quindi crea della sostanza fibra che poi diventerà umificata e quindi creiamo una situazione favorevole alla fertilità e alla sua conservazione. E tutto questo entrerà dentro l'olivo? Assolutamente. Allora, mi piace tantissimo capire il pacciame, che cos'è? Perché riesce a dare nutrimento alla vigna e poi in seguito all'olivo quando lo farà, cosa farai, no? Bella domanda. Credo che vorrei un esempio pratico. Avrai visto le coperture che esistono anche in città con materiale inerte nelle aiuole. Sì. Pacciamare significa coprire. Okay. Noi lo facciamo esclusivamente con materiale di produzione aziendale. Il fieno meno buono, il resto lo diamo agli animali, ai cavalli, ai somari. E ha la funzione biologica di accrescere la fertilità e soprattutto la biodiversità che è il suolo. Il suolo è abitato moltissimo e noi dobbiamo curare questo perché in funzione della sua gestione abbiamo dei gusti nei prodotti che sono diversi. Questa è la biodiversità, questa è la forza di avere non solo riscoprire le cultivar, le varietà, ma anche scoprire un gusto diverso nell'olio extravergine di oliva grazie anche a un'agricoltura diversa. Fino ad ora conoscevamo l'organico, no? L'olio biologico, questo è biologico, qui si va oltre. Infatti il vostro simbolo è una V di vegan, se non sbaglio, anche. Cioè ancora più biologico, ancora più biodinamico e vegano, quindi una nuova frontiera. Scientifica.
E io, caro Lorenzo, sono qui anche per assaggiare questa nuova frontiera, per sentire i profumi di quest'olio e poi, ovviamente, la cosa che mi piace di più, l'abbinamento con il cibo. Grazie, Lorenzo. Grazie molto a te, benvenuto. Buon lavoro. Grazie. Of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ecco il momento che preferisco, quello della degustazione di olio. Siamo all'interno della casa che ospita l'olio più importante di Antonella Manuli, la Maliosa, e come vedete un camino caldissimo che ci ha davvero ristorato, per cui la degustazione la faremo in maniche di camicia e finalmente abbiamo un tavolo tipico anche della tua zona, Antonella, perché di solito facciamo vedere i tuoi figli, l'olio e l'olio versato che andiamo a degustare, ma raccontami cosa hai preparato, qui c'è tutta la tradizione maremmana. Sì, allora, a parte i nostri prodotti olio, vino e miele, sì, noi prepariamo sempre le degustazioni con dei salumi del territorio. Questo è un piatto con salumi da Cinta Senese. Bene. Questa è una bresaola da Maremmana, sì, di un'azienda che c'è qua vicino a Usi, che si chiama Aia della Colonna. Il formaggio bello stagionato. Un formaggio a latte crudo. E il pane con i grani antichi di Sempronianelo vedi, e poi quindi si ritorna ai grani antichi, il biodinamico, insomma abbiamo scoperto tante cose. Finalmente l'olio nuovo, e come sappiamo molte aziende ancora non hanno l'etichetta, per cui abbiamo avuto la fortuna di poterlo spillare direttamente dalla botte. Allora aiutami a fare la degustazione, prendiamo il bicchiere. Se racconto sempre che il colore è importante, ma a livello quasi ludico, no? Perché guardate che verde intenso e impenetrabile. Questo probabilmente non è stato ancora filtrato. No, non è stato ancora filtrato. Arriverà poi forse il momento, ti sì, piace? Sì, a breve, a giorni lo filtriamo, proprio perché è stato appena franto. Esatto, quindi uno può aspettare la decantazione oppure lo filtra dopo, o subito o dopo pochi giorni. Questo serve per togliere le impurità, i sedimenti e per avere poi un olio di qualità più intensa, forse anche di qualità superiore. Allora, mi piace metterlo dentro dei calici di bicchiere da vino, questo è particolarmente adatto e molto bellino, e mettiamo il naso dentro l'olio. Ah, allora, tu fai due tipologie, mentre io continuo ad ascoltare a livello olfattivo l'olio, dimmi le due tipologie di olio che fai. Sì, allora, noi abbiamo 3650 piante, di cui 120 abbastanza antiche, intorno agli 80 anni, e sono tutte cultivar storiche del luogo. E poi abbiamo degli oliveti più giovani che abbiamo piantato seguendo le stesse cultivar e aggiungendone una che si chiama Leccio del Corno. Leccio del Corno, che stiamo assaggiando. Che stiamo assaggiando e quindi produciamo due oli. Uno è un blend delle tipiche cultivar toscane, Moraiolo, Leccino, Frantoio e Pendolino. E la monocultivar da Leccio del Corno. Allora, salvia, erba appena tagliata. Un profumo vegetale davvero intenso, suadente e molto lungo. E adesso arriva il momento dell'assaggio, quindi prendiamo, come voi da casa prendete un cucchiaino da caffè, lo mettete nella lingua, lo riscaldiamo e poi facciamo il famoso strippaggio che serve per sentirlo in tutta la cavità orale. Sapete che io lo bevo perché è buonissimo. Vedete, mi prendete in giro, molti mi prendono in giro, ma devo respirare questa volta. Ah, meno male, c'è un tovagliolo. Devo dire che questa volta, di tante degustazioni che ho fatto, questa è la più piccante, perché io proprio ho rischiato di sentire il peperoncino fin dentro al naso, tu hai tossito. Allora, complimenti, perché come vi dico sempre, l'olio
deve essere persistente, intenso, pulito, come questi profumi, e molto piccante. Quindi il leccio del corno, non biologico, ma addirittura biodinamico, sì, come fai tu, viene così potente, nonostante le accortezze naturali che tu hai, hai un olio del genere. Sì, noi in campo utilizziamo solamente dei prodotti minerali, quindi niente di chimica, di sintesi, certo, assolutamente. E nonostante anche le annate a volte impervie, o poca acqua, o questa famosa mosca olearia, sei riuscita a produrre un olio del genere. Sì, è la varietà che si sposa molto bene a questo territorio, no? Con suoli molto poveri, abbastanza in altitudine, ventilato, e devo dire che ci dà soddisfazione. Io credo che sia arrivato il momento di fare degli abbinamenti, cosa che piacciono molto a me. Sono convinto che una forza e una persistenza del genere sia assolutamente abbinabile anche a piatti di carne, magari semplici, magari una bella tartare, però che andranno a deliziare, ad esaltare la tua cucina, la cucina del territorio e i vari ingredienti. Sì, il bello della biodinamica è che c'è una certa variabilità ogni anno, e quindi abbiamo magari gli anni un po' più potenti, un po' meno potenti. Questo qua è un po' più potente. Molto, molto buono. Grazie Antonella, hai fatto davvero un ottimo prodotto. Complimenti per l'azienda. Io vado a cercare il matrimonio giusto tra quest'olio e una bella tartare di carne. Let me go. Vi siete mai persi per le stradine? Avete mai camminato delle viuzze di borghi che non conoscete? E io per Pitigliano sto camminando da un sacco di tempo e ovviamente ti viene anche un po' di fame. Devo dire che questo coniglietto è molto simpatico. Voglio vedere se c'è qualcosa di buono per rifocillarmi. Walk with everyone else. Permesso. Buonasera. Oh, buonasera. Buonasera. Come stai? Benvenuto. Grazie. Cosa stai facendo di bello? Ma sto preparando una splendida tartare con questo filetto di maremmana. Allora, la cosa bella nel viaggiare, come racconto sempre, è che io sono il maestro d'olio, ma qui mi sa che voi siete dei maestri in tante arti. Cosa stai tagliando esattamente? Sto tagliando questo filetto di maremmana, che è una razza autoctona di questo territorio. Posso aiutarti? Ma volentieri, grazie. Guarda, prego. Anche perché è una delle mie favorite. Tu continua a raccontarmi, dimmi se sbaglio, Ti faccio vedere come la taglierei io. Sono sicura che diventerà una cosa meravigliosa. Senti, e da dove viene, mi hai detto? Questa è una razza maremmana, che è una razza autoctona. Sì. È un animale che vive in modo molto selvaggio, per cui i suoi sapori sono molto naturali, una carne molto saporita, splendida per questo tipo di piatto. Allora, mi è piaciuta tantissimo, e poi ovviamente conoscevo il posto, ma mi è piaciuto tantissimo il coniglio. Mi racconti perché un coniglio a simbolo della vostra osteria? È un ristorante o un'osteria? È un'osteria, ristorante. Questo praticamente era l'antica cantina di mio suocero, che noi abbiamo trasformato come ristorante, che si distribuisce su più livelli. Ha una splendida cantina che, sì, un po' che noi lasciamo aperta perché la mettiamo a disposizione dei clienti. Allora, guarda, la metto in questa boule, così la condiamo. Vedo già che hai degli ottimi ingredienti per condirla. Ne voglio lasciare però un pochino perché far capire che la carne buona è quando è buona, è buonissima anche cruda. È l'importanza, no? Certo. E il sapore, il profumo c'è già. E lì trovi tutta la qualità del nostro territorio. Bene, ora però io un po' di segreti te li ho rubati, come la condiresti? Ma io ci metterei, prego, subito un po' di sale. Sì, no, quanto sale? Un po' di sale. Sì. Basta, basta, grazie, basta, 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 perché l'olio che ci metteremo sarà buonissimo. Poi cosa ci metteresti? Anche un po' di pepe. Bene, basta, va bene. Perché questo olio qui, che viene da una monocultivar particolare, tipica sia della Toscana ma di questa zona, è una monocultivar leccio del corno. Quindi, conoscendola, perché ormai l'ho fatta sentire tante volte, è molto intensa, con dei tocchi di pepe, di profumo di pepe bianco, no? Quando io racconto che il leccio del corno e le altre varietà sono piuttosto saporite, perché veramente dentro ci sono delle sensazioni uniche. Allora, io ti vedo con le mani in mano, e allora sai che si fa?
te le faccio un po' sporcare, perché dopo averla un pochino amalgamata in questa maniera, forse la vorresti impiattare come faresti con i tuoi clienti. Certo. E allora ti faccio sporcare un po' le mani e non vedo l'ora, guarda, mi finisco la carne cruda che era qui, che è ancora buonissima, e non vedo l'ora di sentire la differenza tra la succulenza di una carne assolutamente tenera, profumata, buona, e poi il finale con un olio extravergine che la renderà ancora più buona. Lo riempi tutto, visto che ti ho tagliato... Certo, deve essere una porzione questa generosa. Questa maremmana davvero buona e generosa. È un piatto unico, gustoso, nutriente, fresco e piano, voilà! Guarda che meraviglia! Un ultimo goccio che non si sa mai, e questo quindi è un mio compito. E adesso mi ritocca sacrificarmi. Con piacere. Scusa, senti che profumo, per favore. Senti che profumo. Meraviglioso. Sai che si fa? Lo assaggio sempre io. Tocca a te. Questa volta l'hai fatto te, sono entrato abusivamente nella tua osteria. Senti se non avevo ragione a metterci meno pepe e meno sale. Perfetto, meraviglioso. Basta poco, ma sono piatti nutrienti, buoni e saporitissimi. L'importante è che l'olio extravergine di oliva sia di eccellenza. Noi ci vediamo alla prossima puntata.